Buongiorno a tutti quanti e bentornati sul nostro canale. Allora, oggi è lunedì, io sono un po' raffreddata ma è allergia, infatti dovrò messa a riprendere un attimino le pastiglie per l'allergia perché tutti i giorni starnutisco, eccetera. Ma l'avevo messo in conto perché comunque venendo in campagna è normale. E niente, comunque volevo solo dirvi che adesso iniziamo la nostra giornata. Avete visto qualche cosa prima, qualche ripresa. E adesso dobbiamo fare un lavoretto in cucina. Poi la metterò a posto, la metteremo a posto insieme. E dobbiamo anche mettere lo specchio in bagno. Quindi andiamo a fare questi lavoretti insieme. Allora, sto preparando pasta, burro e salvia perché mamma ha voglia di pasta, burro e salvia. E sono andata a prendere la salvia dal nostro vasetto. Che adesso poi quando la terra sarà a posto la faremo anche proprio un pezzo solo di erbe aromatiche. Qui Manuel ha cambiato il lampadario, aspettate che vi giro. Ha cambiato il lampadario e abbiamo messo quello che avevamo, aspettate che cerco di farvelo vedere. Avevamo a Torino in cucina che avevamo lasciato nella casa vecchia, allora abbiamo dovuto aspettare che lo togliessero gli inquilini, cioè i nuovi proprietari, che è questo qua. E poi qua così c'è la parte mensole, ma ve la faccio vedere velocemente perché devo ancora sinceramente finire di mettere a posto. Oggi voglio fare poi dei biscotti da mettere dentro una delle burnie e quindi niente, vi devo far vedere la nuova arrivata in realtà. Aspettate. Allora, siccome quando va Manuel a comprare qualcosa succede poi che compra altro, cosa è successo? Praticamente ha collegato i fili del lampadario ma erano troppo corti. Allora ha fatto un'aggiunta, ha dovuto mettere dell'isolante, però è andato a comprare lo scotch isolante, ma se n'è arrivato con una nuova amica che ci servirà, perché ci servirà, e si chiama Gelsomina.
Non mi prendete in giro, tutti danno i nomi alle cose che comprano. E allora aspettate che siete sparite. Mi sa che c'è troppo sole, quindi non si vede niente. Vi presento Gelsomina. Lei è Gelsomina. Praticamente Manu è arrivato con una carriola. Perché comunque così è più facile anche per noi trasportare le cose. E mi ha detto dargli un nome. E il primo nome che mi è venuto in mente è stato Gelsomina. Quindi questa sarà Gelsomina. Metterò anche un posto per farvi un po' ridere, diciamo. Dando il benvenuto a Gelsomina. Invece c'è Asso che sta facendo cose. Guardate. Si sta rotolando, amore. Poi entra in casa tutto pieno. Thank you.
ecco che abbiamo pure lo specchio. Così adesso possiamo specchiarci. Finalmente, fammi vedere. Mamma mia. Ok, metto via. L'ultimo clip che avete visto, stavamo pulendo il camino. Poi siamo andati a fare due o tre cose da sua mamma che doveva fare due o tre cose. Tra cui portargli un lampadario. Dovevamo portargli il lampadario della cucina e fare due cose. Poi siamo andati a fare la spesa, ma a prendere giusto due L'acqua cose, l'acqua per per il il gatto gatto, e per noi. come si chiama? La soia, poi ho preso Dei crepes? dei cracker alla barbabietola e carota nera. Carota Sono, nera. sì, carota nera. Sono buoni, per chi gli piace però sentire il gusto, Fanno la pubblicità? non lo so, penso che sì, sono della misura. Se vi piace sentire proprio il gusto del cracker, è un po' insipido in realtà. Però è buono, cioè io lo mangio, non ho problemi. Già lui No, io non riuscirei a mangiarlo. non lo mangerebbe. E niente, allora questo video io spero che vi sia piaciuto. Sì. È un po' corto, non è come al Sui solito il 15 minuti. nostro Sui 15 13 minuti. minuti, con questa 15 con questa Avete clip. appena visto 15 minuti. È un po' corto, però credo che sia molto molto intenso, perché comunque abbiamo C'è fatto tante cose. tanti tanti lavori, abbiamo messo comunque a posto la cucina, abbiamo messo quelle due o tre cosine che mancavano. Tra l'altro di Poi oggi abbiamo pulito anche il piano sotto. sì, abbiamo pulito tutto il piano sotto, poi abbiamo messo lo specchio, come avete visto. Fatemi sapere se vi piace. Abbiamo. Sempre questi insieme. L'ho messo su Chi ha io. pulito la cucina? Però cosa ho detto? Ecco, ok. No, ti ho dato una mano per la cucina. No, ti ho dato una mano. Ho spostato una roba. Comunque, poi avete visto la new entry, quindi credo che scriverò in questo video: vi presentiamo la new entry, cioè Carriola. la cariola, che vi posso dire che veramente mi fa ridere la cosa, ma più che altro perché quando Manu stava tornando da là, mi ha fatto una chiamata, ma lui non se ne è accorto che mi ha fatto la chiamata, quindi io Pensate come sto messo. sentivo che lui smontava questa cosa qua per metterla in macchina perché non ci stava, no? È arrivato, gli ho fatto il segno del telefono, non ha capito. Invece, guarda che mi hai chiamato 15 minuti fa e io ascoltavo cosa succedeva, no? Per capire. Pensate se ero dall'amante. Se era l'amante, cazzo suoi, perché. Comunque, vi abbiamo presentato Gelsomina. Gelsomina. Adesso, a tutti gli attrezzi che avremo per l'orto, gli darò dei nomi. Ma no, brutta Sì, cosa. perché lui, è stato lui a dirmi di dare il nome. Ma no, ma intendevo dire così per ridere. La prima cosa che mi è venuta E in tu mente è il nome invece mi hai Gelsomina, dato quindi proprio il nome. rimarrà Gelsomina. Quindi quando parlerò di Gelsomina sapete che è la cariola. Comunque, oh, ci sono tante persone che danno magari nomi diversi alle piante, no? E io Ma li ho ci sta alle dato. piante, ma non agli No, c'è oggetti. gente che li dà anche agli attrezzi. Da loro, quindi per me sarà Gelsomina lei. Vabbè, E vabbè. una cosa nuova, siamo contenti, ci servirà molto perché comunque per spostare le cose, magari anche il pellet, cavolata, però magari lo prendi, lo porti su, poi te la metti sulla carriola e te lo porti dentro, no? Quanto parli?
soprattutto d'estate, no, d'estate, d'inverno, che magari non hai voglia di fare su e giù per 2 o 3 sacchi. Fai 2 o 3 sacchi, te li metti lì e boh. E niente, concludiamo questo video perché mi dice che se no parlo troppo. Mi raccomando, iscrivetevi se Iscrivetevi, non siete ancora iscritti. commentate Mettete mi piace. e attivate la campanellina E su noi tutte. ci vediamo comunque giovedì con un altro video. Ciao! Ciao!